Natale 2013, vogliamo chiedere ai catanesi se quest'anno Babbo Natale è in crisi oppure se anche quest'anno riuscirà a riempire il sacco dei regali. Andiamolo a scoprire. Cosa hai comprato per Natale? Quali sono le idee che ti sono venute? Allora, quest'anno devo dire che le possibilità erano piuttosto limitate, per cui ho dovuto fare, diciamo, una scelta molto accurata dei regali. Comunque mi sono mantenuta sui classici, non so, magari ai ragazzi, amici, soliti pensierini. Mi viene in mente adesso un paio di calzini, la cravatta natalizia. Poi per i più cari mi sono orientata su una spesa magari un po' maggiore, quindi ho preso dei bracciali, non so, accessori per la casa, per le signore, diciamo degli standard, ecco, però sempre controllando molto la spesa, ecco. Per mio marito e per i miei figli. Abbigliamento, perché l'ho presa alla Coin e giustamente se non gli piacciono se li cambiano. In pratica, con i tempi che corrono, diciamo che con tutta la crisi e tutto quello che vediamo in giro, ci stiamo riuscendo a comprare qualcosa, certo sempre nei limiti del possibile. Abbigliamento perché c'è le cose più utili che possono servire a noi, ecco, a livello personale. Diciamo di elettronica non è, ancora non sono tempi, magari al prossimo Natale, quando terminerà la crisi. Ai parenti più stretti, papà, mamma, figlia, moglie, qualche zia, diciamo così, anziana, ma non più di età, che se lo merita. E poi certo, poi naturalmente il cibo che è praticamente necessario in questo periodo. No, ma così, tanto non è che uno si può sbizzarrire tanto. Pensierini, sì. Di una volta. Assolutamente. Natale di una volta era sì che era Natale. Il salone pieno di pacchi, pacchettini, regalo, ora. È necessario. E povero l'albero, povero. Babbo Natale in crisi. Anche lui. Allora, cosa hai chiesto per Natale? Per Natale io volevo un gioco per la PlayStation, Assassin's Creed. Hai scritto la lettera a Babbo Natale oppure l'hai chiesto a mamma e papà? A mamma e papà. Che è più sicuro. Infatti. Allora, abbiamo comprato per me una felpa del Catania, poi per mio fratello Io ho comprato un bottacolone per il Catania e per Uffetta mi hanno dato delle figurine. Dei cacciatori. Regali qualcuno così, tipo un giocattolino, un pallone per il bambino, tutto questo. Pensa per tutta la famiglia oppure solo? No, per tutta la famiglia no, onesto, sincero, non si può, c'è crisi. Io infatti per guadagnare 50 centesimi devo girare tutto Catania, al mercato, via Ternea, al Duomo, sperando che Babbo Natale porta buona notizia. Non è sulle mie idee fare regali di Natale, non ha senso per me. Troppo consumismo. Sì, cioè, il significato è molto sacro per essere sì. Profanato così. Sì, intimo, pigiama, cose utili. Okay. Delle magliette e dei jeans. Ma sono per te o per regalare? Per mia sorella e per me. Quindi regali su richiesta, li ha visti già? Sì. Libri a pochissimo prezzo. Quindi la cultura per Natale? Sì. Per i figli, per i parenti, per chi? Per tutti. Tutti i libri? Sì. Tutti accessori, cose che giustamente da soli in questo momento non si acquistano. E autoregali? E anche. Quest'anno pazzia, anche accessori. Ho puntato solo su quello quest'anno. Perché pazzia? Perché ci sarebbero altre priorità ovviamente, più che gli accessori, però ogni tanto, almeno il Natale, insomma, pensiamo a qualcosa di futile. Distraiamoci tutto qui. Beh, ho comprato tanti piccoli oggettini tipici della tradizione natalizia, quindi Babbi Natale e quant'altro, alberelli eccetera, perché ho pensato per tanti cari amici e anche per qualcuno che non riceverà questo Natale, perché faccio parte di un'associazione per cui stiamo pensando anche a dei regalini per dei bambini che magari non riceveranno niente quest'anno. Articoli d'artigianato dei nostri artigiani catanesi. A chi li regalerà? A mamma e alla sorella. Abbiamo comprato per i nipotini giocattolini, niente di che, e invece per le amiche qualcosa di utile, niente cose frivole, un mattarello, insomma cose utili.
che si possa. Cosa abbiamo chiesto a Babbo Natale? Lavoro e salute, basta. Basta, quello basta, per il resto soldi no. Anche se non basterebbe. No, decisamente. Già quelli di Natale abbiamo comprati. E questo invece per il bambino che poi mi è piaciuto, come c'è gli occhiali, il bambino vuole gli occhiali, quindi. I nipotini libri e giocattoli. Ma giocattoli economici. Economici, la cosa più importante. Appunto, appunto. Cose che piacciono a loro. I tempi sono questi, quindi. Invece di più i mostri, quindi gli ho comprato un mostriciattolo.